Un monumento itinerante che porta il messaggio, la memoria ma anche il sorriso dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un monumento che va in giro per l'Italia, svelato anche all'Aquila dinanzi agli studenti, e si chiama proprio Il sorriso di Giovanni e Paolo. Era presente il generale Angelo Pellegrini, braccio destro di Falcone nelle indagini di mafia condotte dall'Arma dei Carabinieri, che ha sottolineato l'importanza della memoria, ma anche quella del sorriso. Questo monumento significa, questo monumento intanto è stato scolpito in una pietra che non può essere distrutta da nulla, da nessuna avversità, dalle forze normali, dal tempo, dalla pioggia, da chi vorrebbe magari che non si portasse avanti queste parole. E vuol dire moltissimo, i ragazzi devono avere questo esempio, devono conoscere, non possono dimenticare. Devo conoscere chi ha combattuto la mafia, chi ha perso la vita per combattere la mafia, Falcone, Borsellino. E poi questo momento è un simbolo particolare, si chiama il sorriso, perché Falcone mi ha insegnato a affrontare tante difficoltà con il sorriso sulle labbra. Un sorriso che vuol dire essere preparati, che vuol dire essere dalla parte del giusto. Il sorriso che significa non avere paura, avere tanto coraggio, un sorriso che significa alle volte sfidiamo le forze del male, sfidiamo perché avremo la forza di poterle combattere e poterle vincere. È importantissimo. E io giro un po' da 7 anni a questa parte, soprattutto con il premio Borsellino, e vado a portare ai ragazzi questo messaggio. Ragazzi, cercate di imitare questi uomini che pur attaccati, pur combattuti, pur avendo tante delusioni, pur correndo i pericoli ogni giorno, il pericolo della propria vita, hanno continuato a combattere. Continuate a combattere anche voi e un domani la mafia, che è un fenomeno umano, sicuramente terminerà. Anche nella realizzazione del monumento sono stati coinvolti gli studenti. L'iniziativa rientra in quelle portate avanti tutto l'anno dal Premio Nazionale Paolo Borsellino. È molto importante per noi che gli studenti partecipino a tutte le attività del Premio Nazionale Paolo Borsellino attraverso il Premio Nazionale Paolo Borsellino tutto l'anno. Quindi i ragazzi vengono stimolati a realizzare dei progetti. Questo è stato realizzato dall'Istituto Grue di Castelli, una pietra scolpita della Maiella con questo sorriso meraviglioso. Il generale già ci ha raccontato che il sorriso è quello che accomunava un po' questi uomini, questi due giudici che hanno lasciato queste idee importanti che continuano a camminare sulle gambe di tanti altri uomini e in questo caso di tanti studenti. Per noi è un onore essere qui all'Aquila, un grazie all'amministrazione comunale, all'Associazione Nazionale Magistrati, partner di tutte le nostre attività, e naturalmente un grazie a tutte le scuole che parteciperanno.